Porto a casa un carico di energia, di speranza, perché ho trovato dei ragazzi che sono formati e sensibili molto più di noi alla loro età. Quello che mi ha colpito, vedi, è che in queste scuole di eccellenza dove ci sono questi progetti di formazione, questo lo facciamo con Giffoni, hai ricordato che vado spesso e volentieri nei confronti ai tavoli istituzionali con assessori, ministri, all'università, ma quando vai in una scuola e trovi questa capacità di mettere lungo una stessa riga tutti i problemi e i punti di un tema così complesso e così composto che è l'equilibrio della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, la cosa chiaramente ti tocca molto nel profondo. Ecco, quindi io devo dirti che non mi aspettavo questa capacità di analisi, ma soprattutto di speranza nell'affrontare delle questioni che sono complicate, però con grandissima, ad esempio, attenzione. C'è stato un grande silenzio quando noi abbiamo presentato con punti di vista diversi l'analisi delle questioni che sono sul tavolo. Abbiamo in particolare in questa scuola poi presentato degli SDGs legati al tema dell'inclusione sociale, che è uno dei grandi temi legati alla sostenibilità economica e sociale. Tante volte ci troviamo a parlare di sostenibilità ambientale, sappiamo che i giovani danno un contributo primigenio fondamentale. Ecco, posso dirti che anche sulla visione del mondo del futuro, del mondo che ci attende, questi ragazzi mi fanno ben sperare.